Sì, intanto per chi non c'era nella mia presentazione, poi avremo occasione comunque di conoscere i vari aspetti della mia preparazione che, come dicevo prima, ha avuto origine in una clinica medica negli anni 90, i primi anni 90 di Bari, dove ero un interno di medicina interna e dove ho capito che ognuno di noi era un individuo, ho avuto questa fortuna di intuirlo e di intraprendere questo percorso. Diciamo, il test del bulbo, io vi farò ora qualche esempio pratico in maniera tale che entriamo subito negli argomenti. Il test del bulbo mi ha permesso di consolidare già nell'ambito delle mie conoscenze quello che era ormai diventato per me una visione fondamentale dell'individuo, la sua visione apneica. La sua visione possiamo chiamarla sistemica o di dirlo olistico. Che serve? E Un videoconferenza. peraltro, Ti nel mio interessa? paese si sentono comunque voci sovrapposte. State zitti, ragazzi, per piacere. Dicevo, nel mio paese, Monopoli, ho creato un centro medico, si chiama Medibio, Medicina Misura d'Uomo, che consta di tanti operatori, perché per me la medicina è una, la medicina è fatta da tanti consulenti, una serie di consulenti che devono avere come centralità il paziente e supportarlo rispetto a delle problematiche che vengono fuori in ambito di quella che è una lettura sistemica dell'individuo. Il test del bulbo io l'ho conosciuto grazie a una mia allieva di un corso di Cagliari, una biologa nutrizionista, che una sera ero a Carpi, erano i primi di dicembre del 2018, ero a Carpi perché il giorno dopo avevo una relazione lì in un convegno. E praticamente mi manda un messaggio, era proprio un post su Messenger in cui mi faceva, esce il nome, Selwell Bang, dice: dottore, gentilmente è interessante questo test. È interessante perché io, che sto seguendo la sua cura, io ero stato a Cagliari verso fine ottobre per fare un corso sul costituzionalismo in chiave moderna, e questa allieva che si occupava peraltro, possiamo anche dire il nome se vuoi, Giorgio, Sì, Francesca Francesca. Cardo, Sì, Francesca Francesca. Cardo, che si occupava, era venuta nel corso a seguirmi perché è invitata da una mia pregressa allieva, sapendo che io mi occupavo di atleti, visto che sono il medico di una squadra di calcio di Lega Pro. Lei si occupava molto nell'ambito della nutrizione applicata agli sportivi e quindi mi manda proprio questo messaggio e mi dice: Bartolo, cerca di vedere, valutare questo test che sinteticamente esprime quello che tu mi hai detto durante la visita che io ti ho chiesto, perché lei dopo il corso mi ha chiesto una visita per problemi suoi di salute. E sinceramente c'era proprio una similitudine importante che inquadrava già nell'ambito costituzionale, no? Una costituzione che noi chiamiamo in omeopatia fosfoflorica, come quella di Francesca Cardo, che praticamente soffriva di una sintomatologia particolare che allo stesso tempo, poi dal test del bulbo, aveva verificato la presenza di diverse problematiche che invece io, attraverso la mia visita di quasi 2 ore, avevo ritrovato. Quindi vedo in questo test una sorta di sintesi rispetto a quello che facevo, un aiuto per semplificare, per arrivare, per entrare prima nel paziente, e incontro, boh, neanche una settimana, per la fortuna che ho di avere uno studio a Milano, incontro Giorgio, che chiaramente con la sua generosità si mette a disposizione e facciamo il primo test lo eseguo io. Mi aveva centrato in pieno. Cioè, aveva centrato in pieno le problematiche che io in quel momento stavo vivendo. Non ve le sto a dire, però, voglio dire, era un test che mi dava delle indicazioni, ma che, sulle quali io già sapevo di avere delle problematiche, e quindi da lì è nato questo tipo di relazione. È chiaro che, essendo un medico che applica il costituzionalismo da 20 anni, la chiave di lettura che vi offrirò è una chiave di lettura chiaramente costituzionale, perché nell'ambito del costituzionalismo moderno, la
la parte importante è che noi possiamo valutare le diverse fasi di un atteggiamento pneico di un individuo. Cioè l'aspetto psicologico che può venire fuori, vedremo anche da certe caratteristiche, l'aspetto neurovegetativo che è fondamentale e che ci permette di distinguere anche attraverso il test del bulbo se siamo in una fase simpaticotonica o se siamo in una fase parasimpaticotonica. E questo è importante perché cambia il tipo di regolazione ghiandolare endocrina, perché se siamo in una fase più parasimpaticotonica avremo una sofferenza, quando c'è un eccesso, avremo una sofferenza di certe ghiandole endocrine. Al contrario, quando abbiamo una fase simpaticotonica, abbiamo l'attivazione di altre e il test ci dà anche dei suggerimenti. Così come l'aspetto, diciamo, neurovegetativo e ormonoregolatorio si può benissimo accompagnare anche a una valutazione dello stato globale di ossigenazione, ma soprattutto anche di acidosi o alcalosi. Cioè si potrebbe entrare in una valutazione più profonda anche a valutare gli aspetti collegati all'utilizzo di ossigeno e allo stato acido-alcalino di questo genere. Lo stesso l'importanza dell'atteggiamento immunitario, visto soprattutto nell'ambito dell'aspetto microbiotico, della valutazione dei microbi, e vedremo alcuni casi che vi ho portato che sono molto interessanti, e allo stesso tempo anche la valutazione della tossicologia attraverso proprio la ricerca e la valutazione di eventuale presenza di metalli, di sostanze chimiche e poi di tutta la parte che riguarda anche le interferenze da radiazioni. Allo stesso tempo importante è il quadro infiammatorio e il quadro ossidativo, che si integra bene anche alla lettura costituzionale. E quindi, diciamo, in una valutazione globale, la possibilità di andare a valutare tutti questi aspetti. Cosa? Si sente un rimbombo. Ragazzi, state zitti, no, per sembra... piacere. Quindi vi dicevo, la possibilità poi attraverso il profilo degli acidi grassi, attraverso anche la valutazione dei minerali e delle vitamine, che ci porta a valutare anche uno stato antiossidante e o prossidante. Quindi, diciamo, una serie di valutazioni che nella mia chiave di lettura costituzionale hanno permesso, attraverso l'interpretazione del bulbo, di avere delle informazioni di più per poter dare un aiuto a diciamo, quelli che venivano sottoposti al test, dai quali noi solitamente facciamo intraprendere un percorso di questo tipo, facciamo a tutti una valutazione BIA, perché per me la composizione corporea, con tutti i dati che mi vengono fuori, fra chiaramente stato di idratazione, l'aspetto anche della massa metabolicamente attiva e soprattutto la parte dell'angolo di fase, sono dei dati che io utilizzo in integrazione ai dati del test del bulbo. Chiaramente poi anche attraverso una valutazione clinica dei sintomi del paziente, dell'aspetto clinico, anche visto come storia anamnestica più sistemica, no? Con un'interpretazione più integrata al profilo dell'evoluzione della vita e quelli che possono essere stati dei blocchi, e poi in una chiave di lettura integrata anche con la potenzialità, io sono un medico che pratica elettroagopuntura di Foll, con la potenzialità dopo il test del bulbo di poter fare anche dei test di Foll per poter inquadrare qualche elemento chiave, come potrebbe essere un microbo, se viene fuori un particolare tipo di virus, un particolare tipo di parassita o di fungo, oppure per esempio andare a valutare qualche organo che è in uno stato di blocco energetico che può venire fuori, ma questo lo potreste fare anche con altre tecniche che possono essere anche di tipo kinesiologico, se volete. Quindi io amplio chiaramente la conoscenza del bulbo, del test del bulbo, anche con delle tecniche che mi permettono poi di avere una ottimalizzazione nell'ambito poi di quel principio di integrazione terapeutica che va
chiaramente a valutare i diversi aspetti del triangolo, di quello che è il triangolo della salute dell'individuo. Perché io lavoro nel mio centro con una serie di professionisti, di consulenti, per cui cerco di lavorare quasi sempre con la nutrizione clinica e poi certamente con l'integrazione, ma fondamentalmente lavoro molto in collaborazione con naturopati, in collaborazione con mental coach, con persone che lavorano anche sull'aspetto mentale in maniera diretta, in maniera riflessa, e per cui vi posso già far vedere il primo caso in quest'ambito. Questo ce l'avete tutto, Donnarumma, tutti, Donnarumma Daniele, questo che abbiamo già proiettato? Sì. Questo, ok, ce l'avete tutti, giusto? Allarghiamolo, ecco, ok. Ok? Io vado subito al... Questo è un atleta? Questo è un atleta, questo è il più forte calciatore che ha il Monopoli. È un laterale. Diciamo, per chi non si occupa di calcio, come profilo è un longilineo, un fosforico in omeopatia, con note fluoriche, un napoletano di origine, lui è di vicino Salerno, di Cava, e infatti Donnarumma, un cognome di quella zona. E lui è un ragazzo che, con richieste in serie superiori, quest'anno, questo è il primo che abbiamo fatto, mi sa che l'abbiamo fatto, no, questo è il secondo, sì, quello che abbiamo fatto il 2 gennaio del 2020. È un ragazzo che praticamente per 2 mesi non recupera da un infortunio muscolare. Quindi si infortuna i primi di ottobre, ha una recidiva a fine ottobre, uno strappo e mezzo del quadricipite femorale, però, diciamo, essendo, parliamo di giovani di 24 anni, io avevo compreso che un ragazzo aveva problematiche in ambito emotivo e gli ho chiesto di sottoporsi a questo test che lui aveva saltato a settembre, quando ho fatto il primo gruppo di test. E come valutazione, come vedete, è venuta negli aspetti chiave, al primo posto, emozioni. Nell'ambito della gestione di questo atleta, quindi, vedete poi sistema ormonale, sintesi proteica e sistema muscolo-scheletrico. Parliamo di un atleta che veniva fuori, ma che non riusciva a superare un infortunio importante. Nell'analisi sistemica, qui vi farò vedere alcuni dati, nell'analisi sistemica di questo individuo viene fuori che c'è una problematica di ordine emotivo importante. C'è una separazione che si sta attuando con la moglie in presenza di una bimba di 4 anni. Lui i primi 3 mesi dell'anno ha vissuto da solo a casa, era abituato a stare con la moglie che viveva chiaramente nel nostro paese, perché loro sono della provincia di Salerno, la moglie è proprio di Cava dei Tirreni, e praticamente la moglie aveva lasciato il tetto di casa perché non stavano più bene insieme, e lui in questi mesi ha avuto diverse problematiche in ambito muscolare con 3 recidive importanti. Parliamo di recidive che da un punto di vista strutturale, quindi ecografico, di risonanza magnetica, di tutti i test fatti, di tutti i test fatti dai nostri preparatori. Chiaramente noi abbiamo uno staff medico che si avvale di ortopedici, di fisiatri, chiaramente di fisioterapisti, osteopati e una serie di, diciamo, figure complementari. Quello che ci mancava fino a gennaio era il mental coach, che abbiamo anche associato a partire da gennaio, perché proprio questo caso è stato un caso guida. Il ragazzo, ora abbiamo già giocato 10 partite, scusate il suono delle campane, ma qui c'è la chiesa vicino e non posso fermare. Ci benedicono. Sì, dicevo, in ambito di questo caso, la cosa importante, lui aveva avuto un atteggiamento catabolico, quindi aveva attivato una risposta catabolica, tanto che in ambito di massa metabolicamente attiva aveva perso 3 kg di massa metabolicamente attiva, perché essendo una costituzione fosforica, i fosforici sono rapidi, hanno una scarsa adattogenia allo stress cronico,
sono più portati per lo stress acuto, attivano più facilmente la branca simpatica e quindi quando sono sotto stress infiammatorio, in questo caso di natura psicosomatica molto importante, con un punto di somatizzazione soprattutto a livello del cervello di pancia in questo caso, e infatti lui aveva manifestato a ottobre anche dei sintomi di colite, questo ragazzo. Parliamo sempre di ragazzi sani. Allora, come vedete, i minerali che indicano, da un lato, vedete la struttura, il silicio, la carenza di silicio, che chiaramente io ho interpretato sia da un punto di vista di difficoltà a ristrutturare tutto ciò che contiene il collagene, contiene strutture solide, no? E peraltro nell'ambito del tubercolinico, in omeopatia il silicio è un grosso rimedio della serie tubercolinica. Così come il sodio, che indicava una difficoltà nell'attivare una risposta adattogena surrenalica nel ragazzo. Io testandogli le surrenali, praticamente lo trovavo sempre scarico di surrenali. Così come lo iodio, che è un altro minerale simpaticotonico, insieme al sodio, era stato molto consumato. Immaginate, non solo nell'ambito di quella che è un'espressione di, diciamo, stress di tipo simpatico tonico e quindi di consumo maggiore rispetto al recupero, perché c'era un consumo soprattutto mentale, no? E quindi collegate anche l'aspetto della verbalizzazione, cioè lui non ha potuto dire per molto tempo questa problematica a nessuno, cioè non l'ha detto neanche nello spogliatoio, non l'ha detto neanche al suo mister. Quando l'ha scoperto il suo mister, è venuto a chiedermi aiuto e io ho attivato subito una consulenza. Chiaramente abbiamo attivato una terapia, va bene, integrata, però abbiamo attivato anche delle consulenze psicosomatiche. Il matrimonio è salvo, grazie a Dio, il ragazzo è sano, ora ha praticamente fatto tutte le 10 partite che abbiamo fatto fino alla sospensione dell'8 marzo e non ha saltato un allenamento. Questa è una buona notizia. Vedete quella carenza di zolfo, che è unita chiaramente a problematiche, vedete, della vitamina C, e quindi silicio, vitamina C, fa comprendere come c'era una difficoltà nel riportare il muscolo, l'apparato muscolare, a quella che era la propria integrità. Ora, volevo andare più avanti per quanto riguarda altri aspetti. Vediamo per quanto riguarda il supporto intestinale. Voi vedete tutto o solo una parte? Sì, tutto. Si vede solo la parte alta. No, però bisogna che lo centrate. Va centrato. Sì. Marica, esatto. Marica centrato. Ok, lo sto centrando. Va meglio così? No, un po' più in su, un po' più in su. Alza. Sempre metà. Oh, beh, alza un pochettino. Sempre metà? Sì. Alza un po'. Devi alzare, indicatore di resistenza, alzali un pochettino. Sì, ora l'ho fatto andare. Ancora un po'. Marica. Sì. No, vabbè, è il suo computer, per cui. Sì, ma devi abbassare di qua, devi andare su. Sulla freccetta sì, in basso. Ma non va tutta la pagina. Eh sì. No, ecco, il sistema così è diverso. Va bene. Ok, così va bene. Bravo. Per aprirlo e chiuderlo così lo fa. Ok. A posto. Generale, c'è una televisione accesa. Chi è che c'ha la televisione accesa? Facebook, ovviamente anche da parte della stessa direzione. Allora, vedete le tracce a livello del microbiota? Considerate che gli atleti noi li facciamo alimentare bene. Con tutto ciò c'era comunque la presenza, vedete, di tracce di batteri e funghi. In ambito di sfide ambientali era pulito, però considerate che su 28 calciatori ho trovato idrocarburi policiclici in 5 calciatori. Questo è il quadro degli amminoacidi. La asparagina, allora lui aveva problematiche di tipo neuronervoso. Non riposava la notte. L'asparagina, l'acido aspartico e l'asparagina sono importanti negli atleti per il recupero muscolare.
E quindi chiaramente l'acido glutammico ci indicava un danneggiamento da sindrome del intestino a colabrodo, lieve, però comunque c'era. La prolina è importante, sapete, per altre funzioni, ma soprattutto il discorso della asparagina ben combaciava con la sua difficoltà del recupero notturno, perché lui non riposava. Considerate che quando un soggetto fosfoflorico, come Daniele, va incontro a uno stress mentale, la ghiandola che soffre di più è la ghiandola pineale. La ghiandola pineale va molto in sofferenza. E la ghiandola pineale è molto importante per il recupero. E quindi questo ragazzo, nonostante tenesse i giusti comportamenti che ha un atleta, cioè comunque seguiva quello che veniva indicato dalla società, considerate che io sono il medico sociale, ma sono il medico che interviene in ambito nutrizionale e integrazionale, mentre noi abbiamo il settore ortopedico e abbiamo un medico sportivo fisiatra. Quindi io mi occupo di quel settore, non mi occupo del settore, diciamo, di recupero fisioterapico. E chiaramente capite bene che l'anello mancante in questa situazione era l'anello psicologico. Cioè mancava al ragazzo la possibilità di trovare una chiave di svolta in questo suo conflitto, che è, grazie al fatto, è per assurdo, lui è stato uno stimolo per poter far sì che la nostra squadra di calcio a gennaio ha consolidato un rapporto con un gruppo mental coach, si chiama Master Coach Italia, ha sede a Bari ma ha diverse sedi in Italia, e praticamente nel mio centro abbiamo la scuola per mental coach anche, e io, oltre che naturopati, figure alternative, uso molto anche il mental coach nell'ambito di quelle riparazioni di cui ho bisogno, quando ho bisogno di farle, nell'ambito di quegli aspetti psicosomatici che sono molto importanti e che quindi in qualche maniera comportano l'affiancamento di altre figure, perché io come medico ho, diciamo, questo tipo di idea, quella di demandare, perché preferisco collaborare e non fare tutto da solo, anche se chiaramente come omeopata qualche rimedio io lo potevo dare, però già il fatto di vedere una diversa figura può essere utile, diciamo, a questo tipo di problematica nella gestione. Ecco, noi possiamo guardare solo il risultato, cioè non è che noi abbiamo la prova consolidata che, avendo fatto diversa, il ragazzo in qualche maniera sarebbe guarito. Però da un punto di vista di gestione del test, chiaramente aver gestito anche una carenza di questi minerali che hanno, vedete, c'è lo zolfo che ha una potente azione antinfiammatoria ed è molto importante nell'ambito della ricostruzione proteica. Aver lavorato sul suo surrene, aver lavorato sulla sua ristrutturazione tissutale con integrazione anche di silicio, ha permesso al ragazzo di recuperare brillantemente, e in ambito poi dell'utilizzo di quello che è il risultato del test, noi siamo ora in attesa di rifarlo a distanza di 3 mesi, però ora è tutto sospeso. Quindi sarebbe stato bello rivalutare il test a distanza di 90 giorni, diciamo, l'avevamo riprogrammato per i primi di aprile, per l'ultima fase del campionato, però ecco, diciamo, questa situazione ha determinato questo blocco, per cui io poi sarò in debito con voi eventualmente di un ulteriore test per l'atleta, in maniera tale che possiamo rivalutare insieme quali sono stati i miglioramenti. Quindi chiaramente scusi se le interrompo. Se avete delle domande, io sono a disposizione. Posso farle una domanda? Sì, sì, sì. Il come vede lei? No, dovete farmi delle domande. E il fatto che ci sia la segnalazione di fitoestrogeni in un maschio come lui, come sì, la interpreta lei? Sì, allora, considera che, diciamo, questo soggetto è stato sotto stress. Sì. Di tipo, diciamo, cortisolico. Ok? Mm-hmm. Quindi nell'ambito dell'attivazione, sicuramente, perché lui ha messo
stranamente, un chiletto e mezzo di grasso addominale. Chiaro? Quindi probabilmente è andata, questa è andata nell'asse surrenalico, dovete considerare il tipo di risposta surrenalica collegata a tre diverse modulazioni ormonali. Quindi sia la modulazione di tipo cortisolico, sia la modulazione di tipo aldosteronico, infatti era un po' alterato il rapporto di acqua intra ed extracellulare, sia chiaramente a quella di ormoni sessuali. L'interpretazione la possiamo dare a più livelli, capito? Quindi anche il fatto stesso, se vogliamo considerare i due assi cerebrali, l'asse femminile e l'asse maschile, cioè, voglio dire, l'interpretazione poi la potete dare in una chiave di lettura sistemica, però io su quel lato non mi sono preoccupato, io mi sono più preoccupato di integrare, essendo un atleta, quella che era la sua potenzialità energetica. Ho lavorato soprattutto, perché gli atleti sono soprattutto macchine energetiche e soprattutto anche quella di risettare l'aspetto, diciamo, di integrazione psico-emotiva, perché quello era il conflitto che è venuto fuori anche dal test. Anche se perché non avesse, qua... se non fosse stato un atleta, ma uno qualunque, avrebbe fatto qualcosa per questo aspetto qui e anche per l'indicazione dello iodio? Oppure no? Sì, sì, no, diciamo, nella chiave di lettura integrata è chiaro che se io vado a valutare una sofferenza della branca simpaticotonica, in questo caso, che era stata iperusurata, capito com'è? E chiaramente l'integrazione avrebbe previsto anche l'utilizzo, ma io considero che negli atleti uso molto lo iodio, moltissimo. Poi non vi posso dire gli integratori che usiamo, perché una società di calcio deve considerare che noi abbiamo dei rapporti con alcune aziende, per cui preferisco, oltre ai prodotti che mi aiuta Giorgio ad utilizzare della Commissel Food e altri, però noi abbiamo già dei contratti con alcune aziende, per cui io preferisco, però io uso molto l'integrazione negli atleti, col selenio, con lo iodio, con dei minerali, soprattutto gli ultimi tre giorni della settimana. Cioè io vado, i primi giorni andiamo sulla parte più anabolica, quarta, quinta e l'ultima giornata, di solito il venerdì, sabato e domenica, prima della partita, andiamo con l'integrazione vitaminica e mineralica. Qui e c'era, molto... Bartolo, una segnalazione sul sistema cardiovascolare, no? Che, dove? Che sui sistemi di supporto. Ah, magari... come rosso, dici, sì, qua. Vai un pochettino in basso. L'ho visto, il sistema cardiovascolare. No, magari più in giù, sul sistema cardiovascolatorio e circolatorio, più in giù, se dopo il sistema gastrointestinale... Ok. Ecco, qui. Vedi che ci sono delle carenze importanti. Sì, sì, ma considerare la nostra alimentazione, noi già usiamo delle diete, capito, in cui utilizziamo... però fondamentalmente, diciamo, questa parte qua, Giorgio, la devi cioè io l'ho interpretata come una carenza funzionale legata al fatto che lo stress era uno stress sistemico. Stava consumando parecchio di queste cose. Esatto, era un soggetto, e per quello non recuperava. Ma non recuperava nonostante le evidenze degli esami erano perfette. Cioè il muscolo era recuperato, cioè a livello sia di risonanza. Quindi ho portato questo caso, perché potevo fare altri di atleti, perché racchiude in sé alcuni aspetti che mi sembravano interessanti. Se avete bisogno di chiedermi e di pormi domande, io sono altre a disposizione. Domande? Sì, no, io volevo chiedere, ma penso che sia scontato, se comunque avete eliminato gli alimenti con gli additivi che sicuramente saranno venuti fuori. Sì, sì. Allora, considera che far mangiare bene una squadra di calcio non è facilissimo, però Daniele è un atleta di livello, diciamo che l'ultima partita che ha fatto a fine settembre era già stato in previsione un suo acquisto da parte del Bari, e quindi diciamo un atleta molto valido che segue già un'alimentazione corretta. Noi cerchiamo chiaramente di fare l'alimentazione atossica con cibi più bio per quello che possiamo, scusatemi, ma oggi è che fa casino? C'è qualcuno che muove il microfono? Da parte mia è il parroco che forse in questo periodo lo fa ogni quarto d'ora il suono di campana, invece fa l'ora. Dotta, a livello alimentare dobbiamo aggiungere una cosa.
Sì. Puoi parlare tu, ma Marica, tu sei la responsabile delle diete. Rispetto alla disbiosi intestinale che è venuta, quindi se non sbaglio erano funghi, vero? Funghi, sì. Sono state tolti alcuni alimenti, perché poi tra l'altro Daniele è molto molto diligente in questo, quindi i funghi, tutti i funghi, i lieviti, la farina 00, abbiamo prediletto sempre grani antichi, e le solanacee principalmente, quindi quello che si fa insomma nelle disbiosi da funghi. Da sì, qualcosa gli riusciamo a eliminare, considerate che sono atleti e... Per fortuna lui vive e si cucina. Daniele è un ragazzo che vive da solo, quindi si cucina. Loro la maggior parte riescono a cucinarsi da solo. Pochi vanno a mangiare nei ristoranti, e comunque anche i ristoranti hanno il nostro menù. Cioè, di solito seguono un'alternanza di grani antichi, e comunque anche in ambito di cibi noi cerchiamo di privilegiare più il cibo più pulito, ecco, diciamo. Per quello. Ma d'altronde voglio dire... Quest'anno, nel caso del Monopoli Calcio, parlano i risultati. Vi ho portato un caso di un ragazzo in gamba che comunque ha avuto un problema e che comunque era collegato a un grosso stress emotivo, perché separarsi da una moglie giovane, 26 anni, anche bellissima donna, con una bambina di 4 anni, immaginate, non è che sia molto facile. Quindi c'era una sofferenza, peraltro partita da lui, perché lui poi ha confidato a me, alla nostra mental coach, che aveva un problema. Lui di sentimentale, di sentimento, quindi immaginate che cosa può in una macchina più, diciamo, più rodata, ma anche dove lo stress è molto. Cioè, io vi volevo far vedere tutti e 28 i calciatori e non c'è uno sano, cioè non c'è uno sano nel senso che quel livello di performance è, diciamo, elevata, però la prestazione deve essere supportata, cioè il test del bulbo quasi convalida l'opportunità di dover integrare funzionalmente l'atleta, cioè del test del bulbo, perché è importante, vi dicevo prima, la clinica. È chiaro che ho di fronte un paziente che ha una malattia artritica, un paziente con una malattia di tipo metabolico, un allergico, o un paziente neoplastico. Se ho un paziente sano e viene fuori comunque un quadro di alterazione mineralico, vitaminico, antiossidante, è chiaro che l'inquadramento certamente aiuta, l'inquadramento neurovegetativo, l'inquadramento ormonoregolatorio, gli assi di prevalenza, le attività del nostro sistema nervoso centrale, anche in ambito di regolazione, diciamo, catabolica e anabolica. Queste cose possono aiutare. Però allo stesso tempo... viene fuori come considerazione, questo potrebbe essere uno spunto importante, Giorgio, da poter portare avanti, come attraverso il test del bulbo si valuta quella che è la macchina e quella macchina che ha bisogno di quel tipo di integrazione per poter rendere in maniera importante. È quello che abbiamo fatto quest'anno a Monopoli, tanto che io ho conservato, ti ho detto Giorgio, un articolo del nostro giornale regionale, la Gazzetta del Mezzogiorno, in cui nel derby col Bari, derby storico, di fronte a 8.000 spettatori qui a Monopoli, parliamo di un paese di 40.000 abitanti, la Gazzetta citava Monopoli a suon di rock, per farvi capire come l'energia può essere migliorata, e questo è importante sia per il sano che per il test del bulbo. In questo caso è stato per me, ed è l'unica differenza che ho rispetto agli altri anni, perché io sono 10 anni e Tecla lo sa, che mi occupo di integrazione. Va bene? Ma come mai non avete fatto il test del bulbo, quello per gli sportivi? Diciamo che il test del bulbo degli sportivi... non si differenzia molto, Nadia. Sì. Ci siamo comunque accordati con Giorgio per quanto riguarda i test, e a settembre Giorgio mi ha girato 60 test. È chiaro che, voglio dire, penso che il test degli sportivi è venuto fuori dopo, Giorgio, giusto? Sì, sì, sì. Quindi, chiaramente io avevo dei test di Giorgio da parte per questo progetto, e quindi probabilmente i successivi che faremo, da quello che mi hai anche confermato, Giorgio, saranno quelli che la nuova tipologia. Vogliamo andare avanti con qualche altro caso? Sì, vediamo un altro caso, dai. Ok. Questa è una signora
di 50 anni, Meuli marina. È una sulfurica. In omeopatia il sulfurico, questo lo vedete bene o lo dobbiamo ingrandire? Ingrandiscilo un pochettino. Sì. No, basta andare su più, su più. Ok. Vale. Va bene okay. Così? Grande. Okay. Allora, questa signora mi arriva, è una mia conoscente, parliamo di una conoscenza di 20 anni, che mi arriva praticamente con un problema metabolico, perché ormai erano alle soglie della menopausa, erano alcuni mesi che non riusciva a dimagrire. Lei è un'artista, è una attrice di teatro, e praticamente non riusciva a dimagrire con grosse problematiche di gestione, si era rivolta già a dei nutrizionisti, e però diciamo nell'ambito di quello che era la problematica metabolica, nessun tipo di risultato. Chiaramente noi la sottoponiamo alla BIA, la sottoponiamo anche al test del bulbo. Dal test del bulbo, vedete, vengono fuori questi aspetti che consolidavano, da un lato, al primo posto, una problematica metabolica. Quindi il sulfurico ha una caratteristica. Essendo l'origine del sulfurico il mesoderma dà origine a cuore, grossi vasi, sistema connettivale, le gonadi. I sulfurici hanno una grande energia gonadica. E in questo soggetto quello che viene fuori era soprattutto questa sorta di mesenchimopatia dismetabolica su una base anche acidogena cronica, che era consolidata anche, se andiamo a vedere, dall'equilibrio microbico, quindi se mi permettete, dall'equilibrio microbico intestinale, era forse consolidata, non ricordo bene il caso, anche probabilmente dalla presenza di funghi. Però al di là di questo, vi dico il livello di interpretazione. Allora, quindi da un lato il metabolismo degli zuccheri, che chiaramente nell'ambito dell'alimentazione che già seguiva, essendo già seguita da alcuni nutrizionisti, aveva già diciamo visitato due diversi nutrizionisti del mio territorio, era stata certamente presa in considerazione. Ma in ambito di quella che era poi, che è il terzo elemento che è qui collegato, che è la produzione di energia, vedete, con problematiche in ambito per quanto riguarda i minerali, c'era il cromo, ma c'era anche lo iodio e il potassio. Quindi il metabolismo di zuccheri, lo cromo, lo iodio a livello metabolismo della tiroide. Sì, anche il potassio è importante. Per l'ingresso dell'ormone tiroideo nella cellula. Quindi, in ambito di questa gestione, la tipologia sulfurica ha una gestione abbastanza bilanciata delle due branche del neurovegetativo. Quando però, col passare del tempo, quello che Hahnemann chiamava psora, praticamente tende ad andare in una sorta di overtraining metabolico tossico, in questa tipologia, in questo soggetto in particolar modo, quello che ci colpiva, anche a livello dei dati della BIA, era l'eccesso di acqua extracellulare e chiaramente un basso livello di energia globale, dimostrata sia da un dato di massa metabolicamente attiva molto ridotto, sia da un angolo di fase alla BIA molto basso, che confermava peraltro i dati del bulbo nell'ambito di quella che era la produzione endogena energetica. Quindi una sorta di danno, considerando che parliamo anche di un danno di natura ormonale importante in questo caso. Vedete che c'è lo zinco come minerale
antiossidante con la vitamina E, e quindi una gestione anche, e poi per quanto riguarda l'ambito degli aminoacidi, abbiamo visto, vabbè, c'era la citrullina, l'ornitina, ma soprattutto interessante è quell'inositolo presente nell'ambito delle vitamine. Quindi questo modello... Anche regolazione ormonale, poi zinco, ma molto di regolazione ormonale, perché sì, sì, c'era proprio una sorta di spegnimento dell'asse anabolico. Cioè il sulfurico, come tipologia, quando perde l'asse anabolico, e quindi quando perde la valenza in ambito di progesterone nelle donne e soprattutto nell'uomo di testosterone, va ad attivare l'aspetto cortisolico. E quindi questo soggetto era in una sorta di ipercortisolismo endogeno, e anche la sua, diciamo, corporeità lo dimostrava, perché lei stessa affermava, la signora, facendomi vedere alcune foto di qualche mese prima, era successo tutto d'improvviso negli ultimi mesi, gli era cambiato completamente il metabolismo. È stato quindi importante attivare, vi dico io come ho lavorato in ambito di quello che poi era anche il dato che veniva fuori, in una prima fase molto veloce di una ventina di giorni abbiamo attivato una dieta chetogenica che ha permesso un ottimo risultato, per cui la signora si è proprio asciugata. Va bene, io ho dato anche un aiuto con dell'integrazione, però voglio dire, il risultato è stato molto evidente. Ha continuato poi successivamente, abbiamo cambiato il profilo dietetico, però abbiamo sempre tenuto presente questa sorta di iperinsulinismo funzionale che si era attivato, e quindi chiaramente l'indicazione che è venuta dal test del bulbo è stata importante, perché mettendo come priorità, e considerate che il sulfurico come tipologia è frequentemente dopo i 40-45 anni condizionato da un iperinsulinismo per due motivi, già riprendendo, diciamo, Hahnemann, quando parlava della psora, diceva che la psora era condizionata da una difficoltosa attività del metabolismo epatico, ecco perché venivano chiamati sulfurici. Perché queste costituzioni, dopo i 45-50 anni, hanno difficoltà ad attivare il metabolismo epatico di fase 1-2, per cui questo comporta una sofferenza a livello di azione anche antiossidante e dell'azione di radicali liberi sui recettori dell'insulina, che porta chiaramente poi a condizionare quell'iperinsulinismo dominante tipico di questa tipologia, che chiaramente noi attraverso il test possiamo inquadrare più velocemente, ma che sicuramente anche l'aiuto clinico può in qualche maniera favorire. Questa signora attualmente, l'ho vista pochi giorni fa, ha mantenuto i suoi risultati, si è ripromessa un po' prima dell'estate di rifare un pochettino per perdere altri 4-5 kg, diciamo di nuovo una dieta, e quindi chiaramente in quel caso siamo facilitati, probabilmente rifarò un altro test del bulbo, però siamo facilitati nella comprensione del metabolismo dominante sotto stress. Considerate che ha mantenuto il risultato, quindi diciamo in ambito di quella che è la chiave di lettura del test del bulbo, la fase infiammatoria silente che aveva attivato questa signora in qualche maniera è stata riparata. Vedete, a livello di acidi grassi non c'era molto, c'era comunque un'accentuazione soprattutto della traccia del DHA e dell'acido linoleico, gli antiossidanti c'era abbastanza compromissione, vitamina E, zinco e quindi l'aspetto ormonale, in ambito, vedete, la glicina per quanto riguarda il metabolismo degli zuccheri, per quanto riguarda poi anche la stessa carnitina, il che, diciamo, testimoniava anche una difficoltosa produzione energetica, non c'era molt'altro. Quindi, voglio dire, in un quadro sicuramente dominato da uno stress di natura ormonale, in questo caso, considerando che la problematica nella signora era emersa soprattutto durante la fase perimenopausale, e questo sapete, visto che siete, la maggior parte di voi sono donne, sapete che comunque è una problematica quella
metabolico ormonale che si affaccia molto di più durante quella fase. E che comunque, se mi permetti Bartolo, in questo così almeno io non do contributi medici ma tecnici, una cosa interessante da questo report è che proprio quello che dicevi è confermato, come volete, vedete, proprio c'è tutto il discorso antiossidante e metabolico nel metabolismo degli zuccheri, nella produzione di energia. Vedete, risuona tutto sotto, no? La superossima dismutasi, le carenze specifiche. La superossima dismutasi, oltre a essere uno dei più importanti antiossidanti, sapete anche nella neurodegenerazione, certo, quanto sia importante la produzione di energia. Quindi questi sono tutti i campanelli di allarme che ci devono far capire come possiamo supportarlo, perché ricordiamoci, oltre che avere un quadro clinico della persona, questo ci serve come prevenzione e predizione, no? Di peggioramenti, e quindi di guidarlo questo paziente. Assolutamente. Diciamo qua la chiave di lettura metabolica, il lavoro che ho fatto è stato soprattutto chiaramente in ambito nutrizionale, però ho lavorato molto sul fegato, ho lavorato molto sull'acidosi, ho lavorato anche molto sull'attivazione energetica, anche mitocondriale. Per cui, e poi chiaramente ho ribilanciato gli assi, perché il sulfurico, avendo una grande energia, nel momento in cui noi andiamo a migliorare l'asse simpatico-tonico, considerate che l'asse simpatico-tonico è attivato a tre grossi ormoni dimagranti, che sono l'ormone tiroideo, l'ormone chiaramente adrenergico, la parte adrenergica della midollare del surrene, e soprattutto il glucagone. Quindi considerate che anche questo aspetto è fondamentale, per cui nell'ambito di quella produzione energetica io ho inteso soprattutto, inquadrando la tipologia della persona, ho inteso soprattutto quello di supportare soprattutto l'asse simpatico-tonico, che è quello di maggior produzione energetica. E in questo soggetto, proprio perché tendenzialmente l'età menopausale, la fase climaterica, è di forte stress sulla branca simpatico-tonica. Tendenzialmente con la menopausa è come se la donna subisse una riduzione del suo imprinting simpatico-tonico e va un po' in parasimpaticotonia, tanto che va fondamentalmente ad attivare tutti quei meccanismi, fra cui per esempio anche l'attività sulla matrice ossea, no? Che sono tipici per esempio di soggetti che vanno in acidosi, al contrario dell'uomo che può andare in ormonoregolazione negativa, anche in versione, anche prima della donna. Sembra strano, ma è così, perché se pensate agli atleti, no? Gli atleti maschi intorno ai 35-40 anni già iniziano a ridurre il loro setting di performance. Se pensate, io ho un'esperienza con i test salivari per quanto riguarda il rapporto cortisolo-testosterone, spesso in molti atleti, in overtraining, ma anche in atleti più anziani, noi troviamo di valori di cortisolo che sono tendenzialmente molto vicini a quelli del testosterone, di cui è un fondamentale antagonista. Per cui, diciamo, la chiave interpretativa metabolica in questo caso può portare poi ad adottare un sistema terapeutico che deve vedere integrata, secondo me, la parte nutrizionale a una parte integrazionale, perché fondamentalmente il test del bulbo ci sta dicendo che c'è un deficit energetico, quindi noi non lo possiamo surrogare solamente con la dieta, ma lo dobbiamo anche surrogare con l'integrazione, cioè con un'integrazione specifica di tipo ossigenoide, perché l'ossigeno attiva la branca simpaticotonica. La branca simpaticotonica è molto attivata dall'ossigeno, che è il modulatore principe, per esempio, dell'ormone principale dell'asse simpaticotonico, che è l'ormone tiroideo. E grazie alla presenza di ossigeno, l'ormone tiroideo riesce ad esprimere in pieno la sua potenza metabolico-energetica. Quindi dovete considerare anche questo aspetto, per cui avendo diversi strumenti, anche fra cui anche i prodotti che ci consiglia Giorgio, fra troppo cui buono, troppo buono. Ma che c'entra, voglio dire, quando, cioè, lo sai, voglio dire, io lo utilizzo, e comunque il tipo di visione è questo. Quando arriva questa fase, no, in cui la regolazione delle neurovegetative, quando un soggetto vi viene a dire io fino a 6 mesi fa stavo bene e poi mi è cambiato questo, ho adottato un sistema dietetico, e questo può capitare,
e questo sistema dietetico non mi ha aiutato. Che cosa è successo? Adesso il bulbo ci ha dato una chiave di lettura in questo caso. Va bene? Grazie. Avete bisogno di altro? Avevi un altro caso? Sì, sì, no, ce l'ho gli altri, se vuoi ce l'ho. Io volevo chiederle una cosa. Questa dieta chetogenica è stata una chetogenica totale o moderata? Totale, e comunque come l'ha continuata, cioè l'ha proseguita anche dopo, immagino? Sì, sì, sì. Ora posso passare la linea alla biologa, così ti spiega. Marica, se vuoi intervenire, volevo di tanto, l'hai seguita tu. A parte della mia collaboratrice, diciamo il mio braccio destro in ambito nutrizionale. Abbiamo questa forza. Senti, mi fanno una domanda. Prima una domanda. Secondo te potrebbe essere anche una questione di un livello subclinico del TSH alto? Certo. In questo caso lo stress è ipotalamo ipofisario. Questo è un segno comunque di invecchiamento ipotalamo ipofisario, è centrale, non è periferico solo. Mm-hmm. Qui è da regolare tutto l'asse cervello-pancia, mm-hmm. cioè l'asse metabolico. Non è perché qua è un invecchiamento che ha a che fare col fatto che la signora sta arrivando a 50 anni, sta avendo alterazioni ormonali che sono anche testimoniate dal test e quindi devi anche agire sull'aspetto di regolazione dell'asse metabolico HPA, che era un asse attivato. Cioè fondamentalmente la signora, in corso di una mesenchimopatia diffusa, stava attivando un asse di derivazione ipotalamo-ipofisi sul rene attraverso un'iperincrezione di cortisolo. Era quello che stava succedendo. Quindi assolutamente sì, perché un'iperattivazione dell'asse ipotalamo-ipofisario può avere a che fare chiaramente, anche perché in inversione, andando in inversione energetica, il fatto stesso che abbiamo la carenza di potassio e che quindi non fa entrare a livello cellulare l'ormone tiroideo, automaticamente qui questo può testimoniare un'inversione neurovegetativa che porta in una parasimpaticotonia prevalente ad avere un ormone tiroideo più flaccido, cioè meno efficace, e te lo testimonia la funzione, la produzione di energia. In questo caso non c'è lo iodio, che non è primario. In questo caso è secondario il problema, è un problema di capacità cellulare metabolica, testimoniata dal fatto che essendoci molta acqua extracellulare, praticamente gli ormoni hanno anche difficoltà a giungere nelle cellule. Quindi qua potreste trovare a livello di laboratorio degli esami normali, ma in verità poi il quadro metabolico tutto vi dice, tranne che è normale quel paziente. È quello che sto cercando di dire da sempre, grazie. Grazie, grazie. Volevi dire, Marica? Sì. Niente, l'alimentazione che abbiamo dato appunto era una chetogenica, cioè se vedete la data dell'esame è luglio, quindi una quota di carboidrati l'abbiamo mantenuta a colazione attraverso delle fette biscottate, comunque dei biscotti senza l'aggiunta di zucchero, quindi a lento rilascio per non creare proprio un calo dell'indice glicemico troppo repentino. Ma delle volte abbiamo associato delle proteine di origine animale e vegetale. Subito dopo la chetogenica abbiamo iniziato un percorso di una dieta un po' più metabolica, quindi con l'introduzione di quote di carboidrati distribuite durante la giornata in modo da andare a regolare nuovamente l'indice glicemico durante tutta la giornata. Naturalmente è stato possibile perché, come diceva il dottore, è un soggetto che è una sulfurica, probabilmente in una fosforica non l'avremmo mai potuto fare questo tipo di discorso, insomma. Ci sarebbe svenuta prima. Penso di aver risposto alla domanda che ha. Sì, sì, grazie. Sì. Posso andare avanti con qualche caso? Sì. Se siete interessati, questo è un caso interessantissimo. Sì, 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 sì. Bello, no ragazzi? Sta andando bene. Questo è un caso interessante. Questa è una paziente che mi arriva tramite una mia allieva che si è perfezionata da me in biologia della nutrizione prima in biologia e poi in biologia della nutrizione, aveva già una laurea in scienze motorie, e praticamente lei mi chiama e dice: dottor Allegrini, ho bisogno del suo aiuto perché io faccio parte di un gruppo nazionale col professor Mainardi che si occupa del rapporto cervello-intestino, il professor Paolo Mainardi è uno studioso a Genova dell'asse intestino-cervello, è un farmacologo, io ho avuto piacere anche di fare qualche congresso con lui,
E praticamente lui ha creato un gruppo in rete con dei biologi per lavorare su quest'asse. Lei mi chiede aiuto perché questa ragazza di 28 anni è, diciamo, una ragazza, una bellissima signora, molto brava peraltro, e lei ha una sindrome astenica cronica, cioè ha difficoltà addirittura a camminare. È arrivata a una fase di stanchezza cronica tale, non ha una grossa sintomatologia dolorosa, ma il suo vero problema ha una localizzazione soprattutto ginecologica, con diverse problematiche di infezioni recidivanti, ma la cosa più importante per cui questa giovane donna si rivolge a questo professor Menardi attraverso chiaramente il web, lei è della provincia di Bari, un paese che si chiama Acquaviva delle Fonti, praticamente è questo sintomo, una stanchezza ormai invalidante. Parliamo di una donna che dal punto di vista costituzionale era una donna di tipo fosforico come costituzione, una donna longilinea. Allarga un pochettino. Con gli assi. Sì, sì, sì. Marica, la prossima volta mi devo scegliere io il sistema per allargare. Perché ho difficoltà con questo. Ecco qua. Ok. Lo vedete? Sì. Ancora un po' allarga. Allora, nell'ambito chiaramente, allora, questa stanchezza era diventata talmente consolidata, no, che questa signora, peraltro impresaria, proprietaria di un'azienda che dà lavoro a 120 persone, praticamente che è ereditato dal padre, questa signora, la prima visita, dice: dottore, io ho difficoltà, allora io la vado a raggiungere io a casa. Dopodiché lei riesce a venire, si convince, perché era già stata visitata da tanti medici, l'ultimo era un medico catanese e che comunque aveva dato una terapia un po' particolare, e io gli faccio subito il test del bulbo. Chiaramente la mia valutazione sistemica era già partita, però dal test del bulbo vengono fuori tutte queste informazioni: sistema ormonale, sistema adrenergico, emozioni e sistema cardiovascolare. È chiaro che non bastava, bisogna vedere nel singolo. Andiamo a vedere nel singolo, è già nell'ambito del quadro dei minerali, vedete una carenza di selenio e potassio. Selenio e potassio è come in un fosforico, è come se voi gli toglieste la benzina alla vostra auto. Perché il fosforico utilizza molto il potassio, che è uno di quei minerali cosiddetti eccitativi, e utilizza, infatti molti rimedi della serie fosforica sono potassici, allo stesso tempo utilizza molto il selenio, che è un rimedio importante, soprattutto per l'integrazione dell'asse fegato-cervello. Al di là dell'importanza nella produzione del glutatione, ma è importante soprattutto per l'attivazione dell'ormone tiroideo, ma il selenio entra in gioco anche nella formazione di molti neuroormoni. Ora, il dato più interessante di questa ragazza, ve lo vado a riportare, andiamo avanti, invece viene fuori a sorpresa, vedete anche la carenza di ferro? Ferro, potassio, selenio e molibdeno. Andiamo a vedere la cosa invece più interessante, da cui vi faccio arrivare uno spunto. Metalli tossici, una traccia, ma del minimo, viveva praticamente in una condizione di contatto con i metalli, perché l'azienda del padre è un'azienda... Questa aveva il coronavirus, guarda lì. No, no, ma questo è stato il dato più importante. Questo dato ci ha permesso di scoprire una riattivazione del virus di Epstein-Barr. La signora, sono passati 8 mesi, oggi parla di miracolo,
Se volete un domani ve la porto anche, lei è disposta anche a testimoniare. Elisa, siamo diventati amici, non ha più bisogno di Mainardi, si cura, aveva scoperto la riattivazione, vi dico, l'altra sera, l'ultimo test del bulbo che ho fatto prima di chiudere il mio studio, è stata una paziente di Putignano, è stata Marica a fare il test del bulbo in una palestra di Putignano che ha come responsabile del settore naturopatico una mia allieva di una scuola di naturopatia che sta collaborando da gennaio con noi per quanto riguarda il test del bulbo. A questa signora abbiamo scoperto una riattivazione di tutti i virus erpetici grazie al test del bulbo, che peraltro per assurdo Marica si chiama anche signora Gentile. Quindi sembra quasi quella signora di Putignano, se ricordi bene, si chiama signora Gentile. Ora vi invito a valutare bene l'indicatore di resistenza. Io che sono uno studioso del microbiota, la mia prima relazione è stata nel 2006 in Romania, dove parlavo di un lavoro fatto da un olandese che praticamente sul Lancet pubblicò una correlazione fra glutine e candida. Questa mia relazione all'Università Titia Maiorescu si chiamava Il frumento nemico sconosciuto, dove praticamente si metteva in correlazione la candida col glutine. Una relazione molto interessante che, se volete, poi io giro a Giorgio e poi Giorgio vi gira. Il microbiota è stata la mia passione sin dall'inizio, venendo da una scuola di medicina interna. Considerate che i parassiti, le muffe, le spore portano con sé un segnale non solo di infiammazione microbiotica, ma anche di alterazione del rapporto TH1-TH2, che è molto interessante, che se volete anche in un'altra serata possiamo affrontare in ambito di questa chiave di lettura, perché io sono uno che ha approfondito questa modalità TH1-TH2 in ambito costituzionale. Allo stesso tempo ci può mettere in evidenza spesso una dicotomia dei due assi cerebrali. Cioè praticamente quando noi troviamo un certo tipo di microbiota, ve lo farò vedere, spesso c'è una distonia di comunicazione tra il cervello destro e il cervello sinistro. Quindi il paziente è in sofferenza cronica, spesso viene fuori una problematica anche di salute cerebrale dal bulbo. E quando trovate virus, ve lo consiglio, perché io ne ho scoperte almeno una trentina, ma io già lo facevo prima per conto mio, però fondamentalmente attraverso questo la persona che vede il test dice: dottore, ma io non l'ho avuto il test, l'Epstein-Barr, io non l'ho avuto il virus dello zoster, io non l'ho avuto il virus, il citomegalovirus. Poi andiamo a fare gli anticorpi memoria. Quando parliamo del virus Epstein-Barr, ricordatevi, il virus Epstein-Barr si chiama il gigante silente, cioè praticamente è una sorta di testimonianza di un'infiammazione cronica che spesso si avvale di un sistema integrato dove, in relazione a un tipo di anticorpo, l'EBNA, l'anticorpo EBNA, anti-EBNA, che chiaramente l'EBNA è un antigene del virus di Epstein-Barr, questo anticorpo esprime una similitudine, immaginate con chi? Per esempio con la tiroide, oppure col glutine, oppure con strutture del sistema nervoso centrale, o con strutture delle articolazioni. Vi posso fare un caso: una suora di 38 anni mi arriva in studio grazie alla mamma di una bambina che io curo da anni, questa suora 38enne indiana, praticamente con una grave artrite aresponsiva ai comuni trattamenti, non trattabile con farmaci biologici perché al primo farmaco biologico si fa una infiammazione polmonare importante. Come ultima istanza mi porta un, diciamo, era forse un bustone pieno di esami. Fra questi esami, in quel caso non è servito il bulbo, ma vi faccio questa esperienza per dirvi come non sottovalutate il virus di Epstein-Barr. Praticamente questa suora, Suor Fernanda, indiana, mi ricordo una frase che disse quando venne in studio, praticamente disse: dottore, io da quando sto in Italia mi è venuto questo dolore e da allora è iniziato a aumentare, ora non riusciva più a prendere i bambini per mano. Immaginate che dramma. Era la responsabile di un asilo. A proposito di questo, c'è Katia che ci chiede, cioè, tu hai fatto
ricerche in merito ai parassiti intestinali, e se non sbaglio era proprio questo un caso. No, qua abbiamo dato direttamente una dieta antiparassitaria, perché non ho fatto ricerche, perché lo stato infiammatorio cronico dell'intestino di questa signora portava a una debolezza del TH1. Cioè, che succede? Se io ho una parassitosi intestinale, in questo caso su una base emotiva, perché la ragazza ha subito un trauma a 5 anni. Va bene? Ora immaginate, questa signora è talmente brava che dopo aver fatto il percorso con la mia mental coach, ora lei è iscritta alla scuola di mental coach insieme al marito. Cioè, sta facendo anche un percorso di crescita personale, perché ha capito che se non ripara con la sua forza, che ora gli sta tornando, non ce la farà. Ora, la parassitosi, è chiaro che io sono intervenuto. Come? Con una dieta a basso tenore istaminico. Perché quando c'è una parassitosi si attiva il TH2. Il TH2 attiva, attraverso diverse citochine, l'attivazione mastocitica. E quindi c'è un'istaminergia di azione. Dovete agire attraverso un basso tenore di cibi istaminici. Non occorre che testate il parassita, quello è un terreno parassitario. Poi io lo posso fare in risonanza, lo faccio in kinesiologia, però a me interessa relativamente. Ma a me interessa la debordazione dell'asse TH2-TH1, perché è un'iperattivazione TH2, perché il TH2, allora, tendenzialmente, l'infiammazione che aveva questa signora era un'infiammazione cronica TH2 che portava a una debacle di tutti gli ormoni TH1, che sono gli ormoni del simpatico, hanno forza, che danno energia, l'ossitocina, la dopamina, gli ormoni adrenergici. Quindi un'attivazione TH2 è un'attivazione di difesa, però se c'è una parassitosi cronica, come era in questa signora, praticamente poteva, il protocollo Mainardi non poteva mai essere funzionale, perché il protocollo Mainardi si basa sulla riparazione della leaky gut syndrome. Ma in questo caso è una fase successiva, non è una fase iniziale. All'inizio qui bisogna lavorare sulla R di rimuovere. Dovete rimuovere che cosa? Non solo i parassiti, ma anche i virus. Ma li dovete andare a cercare, i virus. È chiaro che se avete delle fiale test, come ce l'ho io, è più facile. Ma se no, altrimenti, si può fare con degli esami. Non vi affrettate, soprattutto quando sono patologie croniche. Ma cioè, che tipo di esami, per esempio? Cosa? Che tipo di esami? Per il virus, sì. È tutta la, ma io sicuramente vado agli erpetici, perché sono quelli intracellulari, ma soprattutto sono quelli linfocitari. Cioè, siccome parliamo di intestino, di barriera intestinale, la sede dove si rimane il virus Epstein-Barr è linfocita. E l'intestino, lo sapete meglio di me, è pieno di linfociti. Vi faccio un esempio rapido. Una paziente calabrese con febbricola, va bene? Viene da me in un mio studio in Calabria, verso Diamante, o uno vado a fare consulenze, facciamo lì il test del bulbo da 4 mesi, viene da me con una febbricola ormai da 9 mesi, era stata anche a professore universitaria a Cosenza, nessuno aveva risolto il problema. Marica se lo ricorda bene questo caso. Te lo ricordi, Marica? Quella signora di Acri. Quella signora di Acri. Me la ricordo bene, anche perché era disperata. Esatto, era disperata. Questa signora, praticamente, abbiamo riscontrato dall'indicatore di resistenza la presenza di muffe. Io ho trovato muffe nel polmone ed è guarita dopo 7 giorni, non dopo 7 mesi. Ora, Marica, sai che abbiamo aiutato anche la mamma, tu non lo sapevi questo. Mi ha chiamato l'altro giorno, abbiamo visitato qui anche la mamma ottantenne e abbiamo aiutato anche lei. Però per farvi capire come l'indicatore di resistenza, poi se volete possiamo fare qualche altro incontro, tanto il tempo ce l'avremo in questo periodo, dove vi do anche una chiave di lettura. Però qui quello che deve venire fuori è sempre il rapporto TH2-TH1 nella barriera intestinale. Quindi se questo è attivato, perché la parassitosi è cronica, non può essere una parassitosi acuta.
Altrimenti la parassitosi acuta avrà dei sintomi. Mentre il sintomo guida di una parassitosi cronica, sapete qual è? È la stanchezza cronica. Perché, diceva Hahnemann, la psora, se non viene curata, diceva Hahnemann, la psora, che è spesso parassitaria, se non viene curata, tende a diventare astenica. Ci metterà tanto tempo, ma diventerà astenica. Noi oggi che sappiamo tutto l'ormonoregolazione, in ambito di TH1-TH2, l'attivazione TH1 praticamente è stata bandita. In più, se c'è una virosi latente, un abbassamento dei livelli di capacità del sistema TH1 porta a questi virus ad attivare un'infiammazione cronica che corrisponde poi a quando riscontrate nelle fibromialgie, nelle sindrome asteniche croniche. Quindi inutile andare a dare l'integratore se non si va prima a curare l'infiammazione. È chiaro? Quindi in questo caso il risultato è stato che certamente abbiamo agito sulla barriera intestinale, ci volesse, era l'informazione più forte che mi dava questo e me lo diceva anche nelle priorità, ma abbiamo agito anche sull'aspetto emotivo, che era una delle priorità, che non va sottovalutato. È chiaro, dici vabbè, io non ce l'ho a disposizione, la devo inviare, io non so le vostre professionalità, però nell'ambito dei centri di centri di salute che dovremmo creare in futuro. Faccio da motivatore, se mi chiamate, faccio no, di tale. No, vabbè, ma si può creare una rete con i mental coach. Cioè, voglio dire, si può creare benissimo una rete. Cioè, si può creare una rete in cui, se si lavora in sinergia, si può fare un bel lavoro. Cioè, alla fine, una delle lezioni che stiamo avendo oggi, in questo momento, è anche quello che forse sottovalutiamo anche questi mezzi di comunicazione. No? Spesso io sono uno che ha 5 studi in Italia, immaginate, ho uno studio a Milano da 17 anni, quindi viaggio, un anno ho fatto 87 voli, infatti mi hanno dato un gettone importante l'Italia, non l'ho sfruttato perché era un viaggio non so dove, che mia moglie non ha potuto fare perché era in attesa del terzo bambino. Però per farvi capire come sia importante la valutazione della bilancia, in questo caso che cosa è successo in questa ragazza? È successo che la ragazza, lavorando anche con altro, perché io ho anche lavorato col coenzima, sul coenzima Q10, vedete qua che c'è la carenza del coenzima Q10? Ho lavorato con un assetto, diciamo, di integrazione, chiaramente utilizzando tutte le mie conoscenze. La ragazza prende dai 7 ai 10 integratori al giorno, ma ora vive. Parliamo di una ragazza, ora Marica avrà 30 anni, forse, Lisa? Anche meno, se non sbaglio. È 29, già, da noi è venuta forse un annetto e mezzo fa, giusto? Sì, sì. Più o meno. L'alimentazione di Elisa è complicatissima, tra l'altro. Poi. Giorgio, questo è stato uno dei primi test che ho fatto. E poi voglio concludere proprio col primo test che ho fatto nel Natale del 2018, quando Giorgio mi ha girato subito questo bambino. Un'associazione neomamme mi invita una sera a fare una consulenza, una relazione sull'omeopatia. Si vede perché il test frontespizio è quello, è il primo. Vai. Sì. Vedi, questo è uno. Giorgio, l'ho fatto nel periodo di Natale. Noi ci siamo. Mi ricordo. Il 15 dicembre. Sì, sì. È Natale, quella, me lo ricordo bene perché. Perché mi arriva un messaggio della mamma di questo bambino. Joel è un bambino di 4 anni. Io non lo seguivo, ma seguivo la mamma. Come? Perché la mamma faceva parte di questa associazione, Neomamme, che è una bella associazione di donne a cui partecipava, peraltro. Io sono arrivato a questa associazione tramite una naturopata che ha studiato a Milano alla scuola di Risa, che però è la mia riflessologa nel mio centro, mi dice: dottore, vorremmo in questa associazione averla un giorno, quando può. E mi ricordo, intorno al giugno del 2018, praticamente una bella giornata di giugno, mi prepararono una bella saletta e parlammo un po' dell'omeopatia da applicare nei bambini. Va bene? Questa signora si ricordò che io facevo dei test, io prima del test del bulbo facevo il mineralogramma, l'esame del capello, va bene? Allora mi chiamò, disse: dottore, guarda, tu mi parlassi quella sera di un esame che tu vedi in metalli, ma io ho mio figlio che 10 giorni fa ha fatto un richiamo di un vaccino e sto vedendo gli ultimi 3-4 giorni che sta avendo problemi nella deambulazione.
In più lo vedo appassito, abbattuto, meno vivace. Ma mi potevi fare quel test? Guarda, dico, sei fortunata, ho un test molto più veloce, in 12 minuti ho risultato. La signora si precipita in studio, mi ricordo era forse il 28-29 dicembre, insomma era il periodo natalizio. E guardate nel bambino che cosa c'era. Guardate. Sostanze chimiche. Avete visto la traccia? Aspetta, questo forse, Marica, è quello successivo. Invece mi devi mettere... No, Marica forse mi ha messo quello che ha fatto a distanza di 3 mesi. Invece la prima traccia, vi dovete fidare perché ora non penso che riesce Marica a metterla, era piena di metalli tossici. Era piena di metalli tossici. Un bambino fosfofluorico, tipologicamente un linfatico, con debolezza immunitaria, perché il bambino aveva una storia di infezioni pregresse, e qui io appoggio in pieno il lavoro che ha fatto il professor Gava nel tipizzare il bambino da vaccinare e da non vaccinare, perché qua parlavamo di un bambino già con una diatesi tubercolinica, un bambino già debole. Questo bambino è venuto fuori nella prima fase. Vedete, ora non c'è qua, però il test, questo non è quello di dicembre, è quello che ha rifatto, perché la mamma, talmente, questo è del 5 marzo, vedete? Esattamente, la mamma ha talmente interpretato con bontà questo test, che ha voluto anche velocizzare i 90 giorni per vedere se i metalli pesanti erano andati via. Credetemi, la mamma parla di miracolo, dice devo sempre ringraziare il Signore che mi ha portato da lì, perché il bambino è guarito 2 giorni dopo da questi sintomi. Il bambino in questo, ma in quello che abbiamo anche ripetuto qualche mese fa, parliamo verso settembre-ottobre, che ha rifatto un altro test, ora viene fuori sempre la presenza di sostanze chimiche, perché a Monopoli, e Giorgio lo sa perché abbiamo fatto ora purtroppo un bel convegno, questo bambino vive vicino a un'industria che produce masse importanti, sono biomasse da olio di sansa e olio di colza, e quello che si chiama energia, è una green energy, ma in verità noi a Monopoli ormai sono 4 mesi, stasera anche puzza che è proprio invivibile, l'altra sera veramente, altro che coronavirus, qua ci stanno inquinando in maniera molto importante, perché parliamo di una cittadina di 50.000 abitanti che ha questa industria. Quando è venuto a Giorgio col professor Burgio, l'ho fatto vedere proprio la locazione, cioè una scarsa intelligenza umana, mettere un'industria di quella portata alle porte di una cittadina, e a 300 metri ci abita questo bambino. E come fanno i genitori a trovarsi una nuova casa? Cioè il papà è cuoco, la mamma non lavora, hanno comprato questa casa, come fanno a cambiare casa? Eppure vedete che cosa viene fuori. E il bambino è continuamente malato, il bambino grazie alle cure omeopatiche non prende antibiotici, ma la signora per sostenere le cure omeopatiche del bambino spende 300-400 euro al giorno, e cerchiamo di salvarlo, di dargli salute, ma il suo sistema immunitario è continuamente compromesso da una tossicologia ambientale, vedete? E nonostante invece, grazie a Dio, perché nel bambino fosfofluorico, il bambino fosfofluorico ha dei sistemi di emunzione, ha dei sistemi di eliminazione molto blandi, non è potente, non è come il sulfurico, che ha un buon connettivo, ha un buon fegato, ha un buon rene, così come il carbonico, che è un macro viscerale, e quindi anche i visceri che riescono a sedimentare. In queste tipologie, se lo vedete proprio il bambino, tipologicamente un bambino catabolico, un bambino sottile, un bambino magro, sono tipologie che hanno uno scarso connettivo. E in quel tipo di bambini, oltre che analizzare chiaramente le carenze, che può essere interessante, sì, però quello che vi dico sempre di andare a vedere, e che io ho valutato attraverso il test, sono soprattutto i minerali, perché i minerali sono la base di strutturazione di un bambino, no? E in questo caso, vedete, c'erano queste carenze qua, quindi ora devo cercare di ingrandire. Marica, ho difficoltà con questo sistema di ingrandire, sinceramente. Con il più. No, Giorgio, riesco in un'altra maniera. Vedete che minerali importanti, potassio, silicio, cioè
l'omeopatia nelle costituzioni fosfofloriche, praticamente, nelle costituzioni fosfofloriche, l'omeopatia, vi dicevo, parla di costituzioni in cui il silicio, ricordatevi la pianta ebraica, l'equiseto, il silicio ha una grossa strutturazione con la componente mineralica ossea, con la componente strutturale cellulare. Quindi il silicio, la carenza di silicio in un bambino, immaginate che tipo di problematica dà nella risposta biologica a uno stressore anche ambientale che porterà questo bambino a rispondere in maniera flogogena, perché è l'unica maniera che l'attività immunitaria ancora incompleta a quell'età, parliamo di un bambino che ora ci avrà 4 anni, Joel, ma che quando ho fatto questo test ne aveva 3, chiaramente dovete capire, un bambino che è stato a sua volta compromesso da tante infezioni recidivanti, poi quando fa un vaccino può presentare anche dei sintomi come quelli che ha presentato lui, e forse l'intervento di qualche mano dall'alto ha voluto che, diciamo, la signora si rivolgesse da me e il bambino è riuscito a eliminare dei sintomi che già potevano preludere a qualcosa di più, diciamo, dannoso. È chiaro che la interpretazione che vi ho fatto stasera non è stata proprio integrata in pieno alle costituzioni. Volevo farvi entrare, visto anche l'amore con cui Giorgio porta avanti questo progetto, volevo farvi entrare anche con curiosità nel mondo delle costituzioni. Se volete, io sono disponibile a fare eventualmente un'altra serata in cui parliamo delle tipologie, e chiaramente vi porto delle slide che poi vi regalo senza problemi, ma che comunque in qualche maniera ci possono aiutare ad avere un inquadramento a più livelli, però era meglio partire dal bulbo, perché fare secondo me il percorso contrario non vi poteva dare quello stimolo che invece, già che molti di voi, tutti quanti voi, avete a che fare con questo nuovo metodo, potevate prendere appunto più spunto attraverso questo tipo di modalità che non attraverso l'altra. Per cui io penso che stasera abbiamo passato sufficiente tempo insieme. Veramente, qualcosa di meraviglioso. Grazie. Voi cosa ne dite? No, vi devo ringraziare io che mi date la possibilità di condividere, perché in questo momento diventa molto importante. Ma anche ogni giorno, noi siamo qua. Allora ragazzi, a tutti, sto andando ogni giorno a registrare una piccola oretta, perché devo fare questo libro. Se non lo faccio ora non lo farò più. No, Bartolo, fallo. Grande. Lo so, Tecla, lo devo fare. Posso fare una domanda? Sì, assolutamente, sì. Prego. Allora, prego. Praticamente, vedendo con la curiosità quello che lei ha spiegato, mi viene la domanda: che cosa avete, diciamo, usato nel togliere le sostanze chimiche in quel bambino, vede che è così piccolo? Posso fare pubblicità, Giorgio? Tanto non c'è. Cioè, sì. Un prodotto della Biogroup, va bene? Perché non è che i bambini puoi dare tanto, però potevi usare tutto quello che volevi, volevo dire, io conosco l'omeopatia, la fitoterapia, però a combinazione, 15 giorni prima, mi è venuta a trovare l'informatrice della Biogroup, avevo un campione sul tavolo di Drenovax, si chiama Drenovax, ed è un rimedio, io ho dato quello e in più gli ho dato una terapia con un po' di silicio. Ok, grazie. Lavorare sul connettivo. Allora, okay? Potete anche dare, come per chi non lo sa, scusate. Però io avevo il campione del 27-28 dicembre, sai. Nei bambini potete associare, se volendo, una goccia per anno di età. In Cell Food nei bambini si usa una goccia per anno di età, e quindi se hanno 3 anni, 3 gocce al giorno. Per esempio, se ha 5 anni, 5 giorni al giorno, partendo sempre da una goccia, mi raccomando. Leggo un messaggio di come abbiamo gestito le muffe. Non so se regge il telefono. Ma le muffe legate a quale caso? Fammi capire. Alle...
legato proprio all'aspetto microbiotico, quindi... Beh, vabbè, intanto con la nutrizione. Poi sicuramente con l'ossigenazione dell'intestino, assolutamente. E poi l'altra cosa, chiaramente, con dei prodotti specifici, poi io, capace che se ho un bambino, un ragazzo, uso di più l'omeopatia. Se ho una persona adulta, uso più la fitoterapia. Però certamente le micosi, soprattutto la muffe, vanno, diciamo, lavorate a più livelli. Perché accanto all'eliminazione è necessaria anche una fase di riparazione della barriera. Perché quando troviamo muffe c'è praticamente una micotossinemia sistemica che potete chiaramente riscontrare dai sintomi del paziente. I sintomi della micotossinemia iniziano a livello cerebrale con stanchezza mentale, con stato di confusione, con sensazione di obbrunimento, possono avere anche sensazione di stordimento, possono avere sensazione anche di sbandamento, dolori muscolari, dolori articolari, possono avere stanchezza cronica, gonfiore addominale, perché ci si crea proprio un'aumentata non solo fermentazione, ma si crea per un'azione linfotossica, perché le micotossine delle muffe vanno a creare un danno linfotossico a livello della barriera intestinale e quindi soprattutto tutto il sistema linfatico addominale praticamente tende ad avere una maggiore stasi e questo comporta anche un maggiore affaticamento del fegato. E quindi queste persone vanno in sofferenza, per esempio, anche ossigenativa, tanto che una delle localizzazioni, per esempio, delle micotossine, che si sottovaluta, visto che c'è Tecla, che è un osteopata, è anche il diaframma, che spesso in questi soggetti è molto bloccato. Per cui anche una visione sistemica, e Tecla lo sa, che lavora con me ormai, riusciamo a guarire molte persone, no? In questi anni che sono venuto da te, molte volte quando si parla di visceralità, il diaframma è uno dei locus di minus resistenza da micotossine. Per cui chiaramente considerate anche l'aspetto per esempio del reflusso gastroesofageo da micotossine. Quindi se voi valutate sistemicamente, poi il bulbo, il test del bulbo vi dice che ci sono le muffe, poi chiaramente la terapia va ossigeno, linfatico, fegato, barriera intestinale, eliminazione di muffe. Voglio dire, potete usare tutte le tecniche che volete, cioè voglio dire anche le tecniche osteopatiche, cioè alla fine bisogna attivare una sorta di rimozione e di riparazione abbastanza veloce, perché le micotossine hanno una grossa filia per molti tessuti e soprattutto per tessuti che hanno a che fare con sintomatologie importanti come quelle che vi ho spiegato. Nadia ci chiede se è utile self food nel trattamento delle muffe. Eh beh, assolutamente. Assolutamente. È scontato. E poi no, basificare. Poi basificare. Sentite, ragazzi. Sì, l'alimentazione può essere. Poi la pulizia intestinale, voglio dire, è chiaro: se uno ha muffe ed è stitico, dovete pensare a ossigenare l'intestino. Cioè, quindi, voglio dire, è chiaro. Cioè, sì, poi sì, dipende sì. Poi molto dalla clinica. Volevo dire un'altra cosa. Allora, io penso che stiamo facendo una cosa grandiosa. Bartolo, grazie, veramente sei stato. Vabbè, io non mi ringrazierò una volta. Ma no, voglio dire, se ci diamo appuntamento in un'altra serata, magari 5:30, sì, 7, sì. Io vorrei chiederti se ci fai una presentazione e un corso su queste cose. E che hai una presentazione meravigliosa che volevamo, che è bellissima. E poi magari se qualcuno ha dei casi faremo anche poi un altro appuntamento con dei casi, eccetera, eccetera. Che ne dite? Vabbè, io sono disponibile, tanto mi sa che questi giorni... mandatemi un messaggio e potrebbe essere veramente... Secondo me tu col coordinamento tuo io metto a disposizione tutte le serate che volete, non c'è cioè tu organizza e io sono a disposizione, importante che mi avvisi prima e... 19:30. Ragazzi, io vi sono grato, vi abbraccio forte, a voi e le vostre famiglie, abbiate cura di voi e ci vediamo presto, insomma. Ciao, ciao Giorgio, grazie. Buona serata. Ciao, saluti le vostre famiglie. Ciao. Ciao Giorgio.
Ciao, grazie caro. Grande ciao. Bartolo, ciao. Ciao Tigla, un abbraccio. A te. Ciao, ciao un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ciao.